Recensione di Motorola Moto X, uno smartphone veramente intelligente e finalmente anche veramente un top di gamma per Motorola. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, recensione di Motorola Moto X, uno smartphone veramente smartphone, ovvero telefono intelligente, telefono smart. Che è evoluzione ovviamente del modello Moto X del precedente anno. Vedete come sulla confezione ci sia ancora scritto soltanto Moto X. Questa è la confezione che è abbastanza grossotta per essere un telefono Motorola. Di solito le confezioni sono abbastanza compatte. Questa è la bustina dove ci sono i vari manuali, cavo USB, micro USB, il piccolo accessorio per rimuovere la nano SIM. E questo che è l'alimentatore inglese con due prese USB da 1 A e 15. Non sono sicuro che la versione italiana abbia sempre due porte USB, lo spero fortemente. Questo smartphone noi l'abbiamo preso su Expansys. Expansys vi omaggerà anche di questo, che è un alimentatore classico di Expansys da 2 A, tra altre cose, quindi caricherà anche al massimo della velocità, anche se non ricordo onestamente se riesce a sfruttare 2 A o meno. Comunque, questo è l'alimentatore che Expansys vi omaggerà per poterlo caricare, visto che siete italiani e non inglesi. Portiamo sotto la lente della videocamera Motorola Moto X, cominciamo a parlare di cose più generiche, perché poi vedremo, ci sono molte cose specifiche da dire su questo smartphone. Dimensioni 140x72,4x10 mm di spessore, un peso di 144 grammi. Una batteria da 2300 mAh non removibile, la scocca infatti non è assolutamente removibile. Qua sopra abbiamo lo sportellino per la nano SIM, il jack audio che è perfettamente allineato con fotocamera e logo di Motorola. Bilanciere del volume, tasto di accensione che ha delle piccole righe, difficilmente riuscirò a farvelo vedere in camera, che assomigliano moltissimo alle piccole righe delle due griglie frontali, vedete, sopra e sotto. Solo quella sotto è uno speaker, questa sopra invece è soltanto la capsula auricolare. Fotocamera frontale da 2 megapixel, pulito il lato sinistro e sotto la porta micro USB. Questo non è un tasto, la griglia intorno alla fotocamera da 13 megapixel di Motorola praticamente è una griglia flash, se così la vogliamo dire. In realtà il flash sono solo i due puntini gialli, non si illumina tutta la corona circolare, ma solo i due puntini gialli. Onestamente è un chi se ne frega, perché è così che deve essere, non si deve certo illuminare la corona, anche perché probabilmente creerebbe troppi riflessi sulla lente della fotocamera, però è per chiarire, magari qualcuno si aspettava che si accendesse tutta. Qui c'è un secondo microfono, la cover non è removibile, non c'è però resistenza all'acqua e alla polvere. Parliamo però di design che stupisce e in tutta onestà innova in modo veramente intelligente. Questa scocca è adesso in metallo rispetto al passato, era realizzata in plastica, più robusto, più rigida la scocca dello smartphone e anche parecchio più grande, questo è importante da chiarire. Oltre a questo c'è questa forma molto bella bombata che poi prosegue anche qua sotto, vedete, è un pochino più bombata. Questo non è un tasto, ma è comunque un bellissimo logo di Motorola con la cornice più chiara. Questo tasto qua va assolutamente toccato per percepirne la qualità. E poi guardate una cosa, gli speaker sono un pochino più alti dello schermo, non si vede assolutamente quando lo smartphone è posto frontalmente davanti a noi. Questo fa sì però che lo smartphone non poggi lo schermo quando lo poggiamo su un piano, oltre a fare veramente, vedete, tanto tanto attrito, e quindi evitare che scivoli se è su un piano, se è un piano magari troppo liscio. Qui abbiamo tra l'altro ancora un altro microfono, vedete, eccolo qua. E come vedete lo schermo è già acceso. Queste si chiamano notifiche attive, vi faccio vedere. Senza avvicinare la mano, senza fare niente con lo smartphone, vedete che ogni tanto l'orario con la notifica pulsa sullo schermo. Questo è possibile anche grazie al fatto che lo schermo è in tecnologia AMOLED e quindi finché i pixel rimangono neri non stanno consumando assolutamente niente. Come funziona questa tecnologia? Oltre ad accendersi in modo ciclico, lo state vedendo, si accende anche quando passo la mano, ecco qua, sopra lo smartphone. Questo grazie a dei sensori posti agli angoli dello smartphone che percepiscono quando la mano si sta avvicinando
al telefono. Questa è veramente una cosa geniale, perché quando vado a cogliere lo smartphone lo schermo è già acceso. Posso anche interagire con queste notifiche, posso scorrere verso il basso per sbloccare, in alto per aprire la notifica. Vedete che quando premo qua mi viene subito mostrata la notifica in anteprima. Adesso io sblocco senza andare a leggere la notifica dell'applicazione di Android World. Eccoci qua. Andiamo avanti, parlando di hardware. Schermo diagonale da 5.2 pollici, Full HD 1920x1080 pixel. È in tecnologia AMOLED, abbiamo detto. Qui c'è un'altra notifica, scusate, la cancello. Abbiamo detto in tecnologia AMOLED, che permette di utilizzare le notifiche attive. Andiamo alla luminosità automatica, funziona veramente benissimo, però solo a scopo di recensione, per aumentare un po' il contrasto, andiamo ad aumentarne ancora in più la luminosità. Guardate quant'è la luminosità massima e quella minima, quindi veramente molto bassa quella minima, il che è un bene quando siete in un luogo molto molto scuro, e molto alta quella massima, molto bene quando siete sotto la luce diretta del sole. Quindi veramente uno schermo spettacolare. Forse i colori un pochino troppo accesi, un pochino troppo saturi, a mio parere va benissimo così. Piuttosto è un peccato che non ci sia un menu per regolarne la tonalità e il contrasto dei colori, perché ovviamente ci può essere qualcuno che magari è interessato a dei colori più naturali e quindi non potrà regolarli tramite un'opzione dedicata. Android alla versione 4.4 KitKat, lo state vedendo da voi, non è presente quasi alcuna personalizzazione da parte di Motorola. Mi avvicino un pochino visto che lo sto tenendo su di un piano. Dalle impostazioni troviamo questa voce Motorola Connect, che permette di ricevere SMS, lista di telefonate eccetera eccetera, anche sul vostro computer tramite un'estensione di Chrome, e devo dire funziona molto bene. Sì, la connessione si fa, non deve essere diretta, lo smartphone può essere anche in realtà sotto rete 3G, e comunque verrà tutto notificato grazie alla sincronizzazione con il vostro account di Google. Se andiamo in batteria, non è presente una regolazione della batteria per il risparmio energetico. Parliamo velocemente di batteria. Io non mi sono trovato particolarmente male. Cosa significa? Significa che 2300 mAh di batteria sono un peccato in uno smartphone così grande. Basti pensare che il precedente Motorola Moto X era abbastanza più piccolo, aveva una batteria comunque da 2200 mAh. Con un utilizzo medio riuscirete comunque tranquillamente ad arrivare a sera con lo smartphone acceso. Questa è stata la mia esperienza. Vedete, anche qui comunque ho utilizzato abbastanza lo smartphone oggi. Se il vostro utilizzo è stress, questo smartphone si attesta intorno a tutti gli altri smartphone che hanno una batteria da 2300 mAh e uno schermo abbastanza grande, ovvero necessiterà di una seconda carica se per esempio la sera vorrete uscire, eccetera eccetera. La situazione non è quindi tragica, non si tratta di uno smartphone che dovrete sempre e comunque ricaricare prima di sera. Certo è che una batteria più capiente avrebbe sicuramente fatto contenti tutti. Ancora, abbiamo detto Android 4.4.4, Moto X seconda generazione, processore Snapdragon 801 quad core da 2.5 GHz. 2.5 GHz, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna. Arriverà anche il modello da 32, purtroppo non espandibili, spinge a un problema abbastanza grosso. Queste notifiche non mi daranno mai pace. Ha un problema abbastanza grosso, ovvero, vedete, 10.17 GB sono quelli liberi alla prima accensione su 16. Possono bastare per la maggior parte di voi, anzi forse la maggior parte no, però per buona parte di chi ci legge. Certo è che è una memoria non espandibile, quindi non va bene se volete installare tanti giochi pesanti, non va bene se magari registrate molti video, se volete portarvi dietro molta musica che non sia archiviata su un servizio cloud, mentre invece se per esempio non fate tantissime foto e ascoltate molta musica tramite servizi di Spotify eccetera eccetera, o i vostri giochi sono di esigua dimensione, 16 GB andranno anche bene. Fatto sta che a esclusione dei grossi top player cinesi, Motorola è rimasta l'unica altra azienda ad avere la memoria non espandibile nel suo top di gamma, il che è veramente un peccato. Connettività LTE, Wi-Fi a due bande, Bluetooth 4.0, è presente NFC. Parliamo di interfaccia, che è praticamente quella stock, lo vedete da voi, questo è Android KitKat stock. Se trascino dall'alto verso il basso posso accedere a Google Now, ma
ma ancora più semplicemente, l'avete visto anche prima, posso trascinare, vedete, lateralmente e quindi accedere direttamente a Google Now tramite il menu scorrendo lateralmente, quindi come se fosse esattamente un menu laterale. Anche il drawer dell'applicazione è rimasto totalmente invariato. Quali sono le applicazioni preinstallate da Motorola? In realtà ormai sono diventate solo un paio, o forse tre per la precisione. Abbiamo ovviamente la guida di Motorola, abbiamo lo Spotlight Stories, che è una specie di simpatico giochino che tra l'altro si aggiorna nel tempo, non è un vero e proprio giochino, è un modo di intrattenerci di Motorola. A volte c'è un animalino che gira intorno allo schermo, lo vedete poi alla prima accensione. Abbiamo poi Migrate, che permette di migrare i contenuti da un precedente smartphone, e poi tutto il resto che Motorola aveva realizzato fino ad oggi sotto l'applicazione Moto. Posso accedere poi alle impostazioni premendo qua. Abbiamo Assist, che si adatta alle varie situazioni: riposo, volante, casa, riunione. Io ho utilizzato abbastanza al volante e riposo. Cosa significa? Significa che mentre stiamo guidando lui lo capirà in automatico, e vi posso garantire che funziona benissimo. Leggerà i messaggi ad alta voce, o riprodurrà la musica in automatico. Se vado in altre opzioni, c'è quest'altra opzione qua. Casa, quando arriviamo a casa. Riunione, se in base al calendario trova che ci sono riunioni. Riposo, in un certo orario lavorativo. Scusate, in un certo orario. Dovete impostarlo voi a mano, però non lo riconosce manualmente. Ancora abbiamo le azioni, ovvero quello che possiamo fare avvicinando la mano, disattivare la suoneria facendo così quando vi stanno chiamando, oppure attivare il moto display, come avete visto prima, quando passiamo la mano sopra. Voice, che permette di attivare l'assistente vocale pronunciando una frase di vostra scelta. Ho realizzato un focus separato, andate a vederlo. E infine display, ovvero le notifiche di Motorola Active Display che avete visto prima. Ho fatto un focus dedicato, ma poiché alla fine è giusto che vediate anche chi non ha guardato il focus qualche funzione dei comandi vocali a mani libere, dei comandi a mani libere di Motorola, giusto un paio di esempi. Premessa: sono in una stanza con tantissimo eco e questo gli dà veramente moltissima noia. In condizioni normali, anche con un po' di rumore, invece funziona benissimo. Facciamo una rapida prova. Ok Moto X. Ok, Moto X. Che tempo fa a Milano? Ci sono 20 gradi con nebbia a Milano. Ok, questo è un esempio di quello che si può fare a telefono bloccato utilizzando Google Now. Ci sono però delle funzionalità che non possono essere realizzate con Google Now e che invece questo Moto X riesce comunque a gestire. Ok, Moto X. Scatta una foto. Ok, ha scattato una foto al nostro Holly. Ok, Moto X. Suona subsonica su YouTube. Sta cercando. No, direi che proprio non era questo quello che volevo dire. Ok, Moto X. Suona subsonica su YouTube. Ok. Direi che va benissimo. Vi garantisco che il primo errore è dovuto all'eco, altrimenti funziona sempre veramente al primo colpo. Quindi questo è un'idea di quello che può fare anche a schermo bloccato. Andatevi a vedere il focus con tutte le operazioni. Il browser preinstallato è Chrome. Adesso io vado a caricare la versione desktop del sito di Repubblica. Veramente un disastro quello accaduto a Genova. Ok, lasciamogli caricare un po' le immagini, ma sarà Chrome che è migliorato, sarà lo Snapdragon 801, ma il browser di questo Moto X, vedete, è veramente sorprendente. Guardate che fluidità. Un pochino peggio quando facciamo lo zoom, ma siamo di fronte veramente a una fluidità da, perdonatemi il termine, una fluidità da iOS.
dove purtroppo il browser, almeno purtroppo gli utenti Android, è stato veramente sempre un gradino avanti. Fotocamera 13 megapixel, interfaccia purtroppo secondo me non assolutamente all'altezza. Possiamo scegliere di scattare al tocco oppure di scegliere di mettere a fuoco al tocco i video, di farli in HD, a rallentatore, in Full HD e in Ultra HD. Foto panoramiche, registrare la posizione, 4 terzi o 16 noni, ho scelto i 4 terzi per poter scattare a 16 megapixel. Questa che è una gesture dove scuotiamo due volte lo smartphone e si apre la fotocamera, e attenzione attenzione, l'HDR automatico. L'HDR automatico è quella funzione che salva assolutamente la fotocamera di questo smartphone. Guardate un po' che foto. Certo, non sono niente di che, non sono chissà quali foto incredibili, ma grazie all'HDR si riesce comunque a tirare fuori degli scatti buoni, ricchi di colore ovviamente perché HDR, e anche molto ricchi di dettaglio. E devo dire, anche al buio la fotocamera non si comporta malissimo. Non è però paragonabile, questo è giusto dirlo, agli altri top di gamma delle altre aziende, tanto per dire qualcuno, LG o Samsung, tanto per dire. Abbiamo una GPU Adreno 330, quindi ottima per i giochi. Vi faccio vedere proprio una cosa velocissima, perché stiamo andando già, me lo sento, anche se non ho il timer della registrazione, mi sento che la recensione sta venendo molto molto lunga. È giusto però far vedere un po' di tutto. Fatto sta che la GPU alla fine è sempre comunque una gara vale l'altra. La GPU è comunque l'Adreno 330, che già abbiamo visto in moltissimi telefoni e che funziona benissimo con i giochi. Avete sentito? Un volume veramente molto alto, l'audio esce tutto dallo speaker inferiore, questo abbiamo detto è solo capsula auricolare, volume alto comunque, suono corposo, anche qui forse un po' di rammarico perché questo non è uno speaker, ma alla fine è molto difficile coprire questo speaker. L'audio è alto e suona anche abbastanza corposo, quindi niente in realtà di cui lamentarsi. Direi ok, giusto per andare veloci, già che ci siamo e parliamo di audio, sempre per andare veloci andiamo nella musica. L'unico lettore audio installato è Play Music, che non so perché, forse probabilmente proprio perché gli ho detto di prendere solo i file offline, ci mette un pochino ad avviarsi. È molto curiosa questa faccenda. Ok, come ci insegna una famosa pubblicità, due è sempre meglio di uno, quindi sarebbe stato sicuramente meglio avere due speaker invece di uno solo, ma comunque devo dire, lo ribadisco ancora una volta, secondo me la qualità audio è veramente buona in questo smartphone. Porto un attimo fuori il telefono per fare una chiamata, il dialer è quello di KitKat Stock, metto il viva voce. Molto buona la ricezione, buona anche l'audio in capsula, abbastanza buona quella in viva voce. Stai chiamando da un numero azienda. Ok, siamo arrivati praticamente a fine della recensione, i software li ho praticamente passati tutti in rassegna. Questo Motorola Moto X 2014 è veramente veramente un ottimo terminale, un terminale intelligente, un terminale con dei forti punti forti, come per esempio il display, come per esempio la qualità costruttiva e a mio parere anche il design. Sicuramente da premiare il fatto di aver osato nel design di Motorola. Questi speaker ruvidi appena sporgenti, il fatto di avere questo schermo che va un pochino a spiovere esternamente, fa un effetto stondato molto molto bello, questo tasto qua che è veramente un piacere da premere, queste linee molto particolari, questo grosso logo sul retro e anche la corona circolare. Quindi a mio giudizio una scelta di design assolutamente da applaudire, anche se ovviamente come qualsiasi scelta di design forte può non piacere a tutti, e questo è assolutamente un sacrosanto diritto. Quindi il fatto di aver azzardato di più nel design fa sicuramente anche sì che ci siano degli utenti che lo ameranno e qualcun altro invece che lo odierà. Prezzo di lancio 499 euro. Questo è il prezzo di lancio ufficiale in Italia.
Non abbiamo ancora, in realtà, al momento in cui registro la recensione, sto cercando di fare chiarezza con Motorola, ma in questo momento, quando sto registrando, non ho ancora una parola definitiva sul fatto che in Italia inizierà la distribuzione prima del modello in bambù a un prezzo più alto. Si parla di 599 euro, ma su questo non ci metterei la mano sul fuoco. La parola adesso di Motorola ufficiale è che comunque questo smartphone con questa colorazione sarà venduto a 499 euro in Italia, nel taglio da 16 GB. È bene fare il punto sulla memoria interna, che non è espandibile. Questo è l'unico vero grosso tallone d'Achille di questo smartphone. Per questa recensione di Motorola Moto X 2014 è tutto. Un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.